Caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona oggi dobbiamo parlare di una realtà, scusatemi, italo-albanese, però italo-kosovara. Abbiamo ospite di oggi, ex ambasciatrice del Kosovo a Roma, Alma Lam. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie per l'invito. Piacere. Intanto sappiamo già che l'argomento principale è dialogo Pristina-Belgrado. Secondo lei, da politico ma anche da diplomatico, come sta andando? Penso che adesso Unione Europea insieme a americani, diplomatici americani, siano più presenti nella regione riguardo il dialogo. Gli ultimi giorni sono state visite coordinate tra europei e americani in Pristina, ma anche in Anche il Belgrado. segretario britannico, no? In questi giorni. Sì, ieri è stato anche il segretario britannico, che vuol dire che c'è un grande interesse nella comunità internazionale adesso per un accordo tra Kosovo e Serbia, un accordo finale per salvare la questione dei rapporti, perché Nuovi non è rapporti. adesso che si discute più per l'indipendenza del Kosovo. Il problema è che Serbia deve conoscere l'indipendenza del Kosovo. Così siamo, penso, in una fase molto importante di questo dialogo. I rappresentanti dell'Unione Europea e anche Stati Uniti hanno fatto incontri con tutti i partiti, i rappresentanti di Presidente, Premier, istituzionali, anche i sì, ma partiti. anche l'opposizione, per vedere quali sono le posizioni di tutto il spettro politico, sia in Kosovo che in Belgrado. E penso che molto presto ci saranno anche incontri di alto livello in Bruxelles per vedere come possono Sarà muovere le la cose. prossima tappa. Intanto, secondo lei, la performance di Pristina, come sta andando al confronto il dialogo che viene realizzato tramite gli europei e gli americani? C'è una performance dovuta o c'è da criticare? Lei lo sappia che abbiamo un governo dell'un partito che è stato sempre contro il dialogo e contro le negoziate, è stata la loro piattaforma elettorale, sono cresciuti politicamente su questa piattaforma. Adesso loro sono per il dialogo, penso che hanno Il cambiato governo durante non il è come all'opposizione, però ha già non capito penso. Albin Kurti, no? Sì, però non penso che è molto interessato per avere un accordo, secondo di lui, infatti, le sue dichiarazioni, perché è una posizione difficile per loro intero, nella politica intera. Ma io penso che il momento più adatto È adatto. per fare un accordo, perché adesso abbiamo anche una cooperazione posso dire, del livello molto alto tra Stati Uniti e europei, che è molto importante per essere insieme su questo dialogo. E penso che anche i movimenti che ha fatto l'amministrazione Biden per portare nella regione i diplomatici di alto livello, molto importanti, che sono stati durante molto hanno avuto carichi Recente, molto sono venuti importanti durante recenti la nell'amministrazione. guerra, come per esempio Christopher Cioè, Hill, anche l'ambasciatore in Kosovo. Vuol dire che adesso non c'è più spazio per per deviare, diciamo, il allontanare. dialogo. Sì, proprio così. Intanto, secondo Così lei, io penso che l'amministrazione. l'intensità vera del dialogo verrà dopo le elezioni in Serbia, che sono in aprile, e poi vediamo che Come Kosovo e andrà? Come Serbia andrà? saranno nella stessa tavola, ma adesso dipende anche che posizione avrà Serbia, perché ci sono questi sviluppi internazionali in Ucraina, la geopolitica sembra un impatto nella Oramai. regione.
Serbia è legato con la Russia. Io non penso che i russi sono interessati per un accordo tra Kosovo e Serbia. Hanno sempre Vogliono che la lavorato per non situazione realizzare. rimane così com'è, un conflitto aperto. Dunque, diciamo la verità. L'amministrazione, la verità, cioè diciamo, facciamo dare un'opinione. L'amministrazione Biden, secondo lei, sta lavorando in modo migliore al confronto l'amministrazione Trump, diciamo per i Balcani? Penso che adesso la politica americana è nello stesso, è uguale come prima durante Obama, perché Trump era diverso, aveva un altro approach, come si può dire. E Biden personalmente conosce la regione, conosce la politica, conosce i problemi del conflitto. C'è legami anche familiari, diciamo, con il Kosovo. Certo, Biden è un politico non come Trump, che era non convenzionale, un politico non così. Anche le gente che ha portato nella regione vogliono dire che lui è molto serio su questo conflitto. Comunque, io i penso negoziati che... per il dialogo, ambasciatrice, sono sempre tramite Bruxelles. Io ho sentito dire soltanto Ramush Haradinaj che chiede che anche gli Stati Uniti d'America devono essere parte di questo dialogo. Secondo te è parte, non ufficialmente, ufficialmente parlando, gli americani sono già parte di questi negoziati per arrivare al dunque, diciamo, per il dialogo Belgrado e Pristina? Penso che il ruolo degli americani è molto importante, è fondamentale per questo dialogo, ma così come è scelto che il dialogo essere mediato da Unione Europea è il metodo giusto, perché tutti i due paesi, Kosovo e Serbia, vogliono entrare nell'Unione Europea, e così anche la possibilità di condizionare tutti i due paesi per questa strada, per questa via per entrare nell'Unione Europea. Per esempio, Serbia non può entrare, e questo deve essere detto chiaro anche dagli europei, non può entrare nell'Unione Europea senza riconoscere il Kosovo. Diciamo un accordo con Pristina, giustamente. Assolutamente, e vice versa, come può dire, anche per il Kosovo vale la stessa cosa, ma il Kosovo non è problema, non è che vuole contrastare Serbia su questa strada. L'unica cosa che Kosovo chiede in questo dialogo è di avere buoni rapporti con la Serbia, di non avere la loro presenza nel nord del Kosovo. Non ufficialmente Serbia gioca un ruolo negativo, che è un parte che non accetta infatti l'amministrazione di Pristina e il governo, però anche chiede certo il riconoscimento. Serbia deve riconoscere il stato invece del Kosovo. Lei è stata ambasciatrice a Roma. Roma, diciamo, l'Italia è un componente importante dell'Unione Europea. L'Unione Europea, secondo lei, sta un po' lenta andando avanti, o sta, secondo lei, come sta lavorando l'Unione Europea, Bruxelles in questo caso, metaforicamente parlando? Penso che nell'Unione Europea tutti lo sanno e lo capiscono bene, che la questione Kosovo e Serbia è la più importante della regione. Della regione. Certo che ci sono anche altre questioni, adesso abbiamo Ucraina, ma su questo conflitto loro penso che sono d'accordo che è importante per loro di avere successo nella politica esterna, perché è nel loro giardino. Così lentamente sì, sono stati, però è importante che tutti i paesi sono d'accordo su questo tipo di dialogo. A parte quelli ma che l'unica non riconoscono cosa, il Kosovo, ci la sono barriera, alcuni paesi la barriera che non principale, l'indipendenza la barriera principale, del Kosovo. La barriera principale dell'Unione Europea, questa è fondamentale, sono questi cinque paesi che non hanno riconosciuto il Kosovo fino adesso, e che spero che dopo un accordo tra Kosovo e Serbia non ci saranno più giustificazioni per non conoscere. Bene. Lei ha avuto una bella esperienza, diciamo,
da diplomatico a Roma. E io ho letto un status tuo al riguardo un europeista molto, molto efficiente al caso albanese. Potresti parlare di questo componente storico dell'Unione Europea, poiché non vorrei entrare, poi ho visto che, diciamo, i ricordi erano bellissimi e c'hanno un significato per tutti noi che lo ascoltiamo. Hai letto un piccolo articolo? Però piccolo era nelle righe, ma era ricchissimo nei sentimenti e nella politica, certo, di cui parlavo. Certo, ho ricordato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, è una figura davvero rispettosa che a me mi ha impressionato quando ho incontrato in Roma. Lui era vicepresidente quel tempo e io ho chiesto un incontro per parlare per il mio paese, per il supporto che noi abbiamo bisogno per il Kosovo, per i visti, per l'integrazione. E infatti ho incontrato una persona che conosceva molto bene tutte queste cose, ma molto semplice, molto caro, che aveva ricordi, tantissimi ricordi come giornalista, infatti, durante la guerra. E era molto molto amichevole, un essere umano davvero che mi ha impressionato. Lui era un politico italiano, però era più europeista che italiano, perché non tutti i politici italiani hanno questi sentimenti al riguardo Balcani e i paesi albanesi dei Balcani, no? Certo, lui aveva una visione chiara sull'Unione Europea, lui era un umanista, posso dire, ho capito immediatamente il suo modo che parlava, certo Fare che io politica conosceva di parlare. conosceva prima anche come giornalista di TG1, di moderatore principale, e poi ho seguito i suoi discorsi nel Parlamento europeo, eccetera, ma era un'esperienza straordinaria incontrare lui. Poi abbiamo avuto un libro, un giornalista di Italia, Marco Finelli, ha fatto un libro sulle interviste ambasciatori a Roma. E era anche io parto di questo 14, dato anche i tuoi bei ricordi e l'impressione. È stato proprio Sassoli nel preface del libro che ha parlato su diplomazia, sul ruolo dei diplomatici oggi, di diplomazia pubblica, ma il ruolo è fondamentale dei diplomatici di però salvare fammi togliere una curiosità. Le questioni tra le pace, tra le diplomazia, no i conflitti militari. Fammi togliere una curiosità. I politici italiani conoscono molto bene l'Albania. Non tutti conoscono molto bene il Kosovo. Sassoli lo conosceva bene il caso Kosovo, perché c'ha dietro una storia, c'ha un futuro europeo, hanno scelto, diciamo, lo stato occidentale, il modello occidentale, sia l'Albania che il Kosovo. Conosceva Sassoli questa dimensione? Sì, ho detto anche prima, sì, lui conosceva molto bene, perché lui lo conosceva dal tempo quando era giornalista. Lui aveva trasmesso le notizie sulla guerra, sulla tragedia. Poi ha avuto anche un ruolo importante come giornalista, che io ho letto prima di incontrare. Così sì, lui conosceva molto bene, conosceva anche i problemi oggi. E infatti quando io ho parlato con lui non era neanche necessario, perché lui sapeva, era molto interessato di aiutare il Kosovo anche Albania nella nostra strada per l'Unione Europea. E infatti quando lui è morto, il nostro rappresentante nell'Unione Europea l'aveva incontrato alcuni giorni prima e mi ha detto che l'aveva chiesto per me, dove Alma, perché che era un bel ricordo. Interessato veramente al caso albanese. Aveva detto che lei era molto interessata e dedicata per il suo paese. Lui mi aveva promesso che aiutiamo il Kosovo e anche Albania.
lui poi se n'è andato, è diventato dobbiamo lavorare presidente. noi anche per lui, no? Poi lui è diventato il presidente dell'Unione Europea, che ho pensato che è l'uomo giusto nel posto è giusto. Il Parlamento europeo, se non sbaglio. Perché era davvero un europeo, un oratorio famoso. Ho seguito il suo discorso fantastico che deve ispirare tutti gli europei, penso tutti i cittadini dell'Unione Europea e anche noi che vogliamo essere parte dell'Unione Europea. Così ho scritto in questa gazzetta diplomatica questo piccolo articolo con tantissimi belli ricordi su Sassoli, che penso che Italia, ma anche Unione Europea e tutti i cittadini hanno perso tanto. Sì, hanno perso tanto noi albanesi in modo particolare. Abbiamo perso un grande dobbiamo amico. Dobbiamo lavorare che la sua volontà non sia andata con lui. Ci resta e noi facciamo la realtà giusta. Era un politico, penso, modello, secondo di me. Condivido. Per tutti quelli che vogliono essere politici nel servizio delle gente e dei loro paesi. La ringrazio per questa intervista e buon lavoro, ambasciatrice. Grazie, anche grazie per il Radio Radicale che è sempre stata a supporto. Io ho avuto una collaborazione molto buona con loro e loro sono stati fondamentali per aiutare il Kosovo nei giorni più difficili. Condivido pienamente, sì. Grazie. Ok, grazie mille. Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.